L'Associazione Artisti Fiesolani, oggi 15 novembre 2011, incontra Caterina Trombetti, poetessa fiorentina. Si è occupata dell'educazione alla lettura della poesia e frequenti sono i suoi incontri con alunni e con gli adulti. È presente in varie antologie e riviste letterarie ed è stata tradotta in diverse lingue straniere. Tra le sue raccolte poetiche, L'obliqua magia del tempo, Polistampa, Fiori sulla muraglia, Passigli Edizioni. È stata amica e confidente di Mario Luzzi, il grandissimo poeta fiorentino, sul quale darà inedita testimonianza. Fu un incontro con il vescovo di Fiesole nei lontani anni Ottanta a stimolare in Mario Luzzi l'opera sulla passione del Cristo. L'ospite muto è la sede di Ross Lovegrove. Bello come un attore, carismatico come un guru, l'inglese è il designer più visionario della scena contemporanea. La sua sedia, Bluebell 2006, è sovrapponibile. Ha una struttura in acciaio verniciato grigio, scocca in polipropilene con seduta grigia e schienale traslucido dei colori, opalino o blu o giallo. La parola a Caterina Trombetti. Io... in questo incontro nella Fondazione Primo Conti ho di fronte allo scenario straordinario della veduta di Fiesole, di questa terra magica che è quella della Toscana. Sono a parlare di Mario Luzzi. Mario Luzzi è stato, tutti sanno, il grande poeta che è stato, però è stato anche un uomo che ha impegnato il suo pensiero in riflessioni che si possono definire filosofiche e proprio osservando la natura ha tratto tante delle sue poesie e tanti dei suoi pensieri. Conversare con Mario Luzzi era veramente qualcosa di particolarmente bello perché da ogni sua osservazione, da ogni suo riflettere su qualcosa che c'era intorno, venivano fuori veramente pensieri di una tale profondità e altezza che chiunque l'ha incontrato è rimasto veramente colpito dalla ricchezza che si portava dentro. Essere a Fiesole, essere qui alla Fondazione Primo Conti mi porta a dire delle tante cose che di lui potrei raccontare, a dire quello a cui ha accennato la voce che ha introdotto, il suo rapporto con Fiesole, la sua presenza qui all'Arcivescovato, quando fu invitato dal Monsignore a partecipare ad un incontro sulla sua poesia proprio nella chiesa del Duomo. Io lo accompagnavo e vidi come Mario era incantato dalla bellezza di Fiesole, perché Fiesole incanta tutti, non è che solamente degli spiriti eletti possono vedere e capire la bellezza che c'è qui intorno. Proprio tutti i turisti che arrivano a Firenze, tutta la genialità che da qui si è sprigionata, tutta la parte creativa legata a questi luoghi. Primo Conti non è un caso che ha qui ha lavorato, qui è vissuto e qui c'è la sua opera, testimonianza del suo lavoro. Bene, Mario Luzzi era fiorentino, era un fiorentino che amava Fiesole, perché Fiesole, chi è il fiorentino che non ama Fiesole? Io sono nata a Firenze, nel cuore della città, e sempre con i miei genitori si faceva la giratina domenicale a Fiesole, al museo, e questo fascino della bellezza, dell'incanto che viene dalla visione di una terra che è straordinaria, è chiaro che colpisce tutti. Quindi si può immaginare l'effetto che ha prodotto in Mario Luzzi, che ci tengo a dire è stato insignito del Pegaso d'Oro da parte della regione toscana nel 1997 e dopo aver avuto il
Pegaso d'Oro in Regione, fu fatta qui all'Archeologico, al Teatro Romano, la presentazione, cioè presentato da Corrado Augias, un omaggio poetico e di danza a Mario Luzzi. La sua casa, la casa che lui aveva a Bella Riva e che non solo gli permetteva di vedere il Duomo e quindi questa grande cupola, fiore della nostra terra, della nostra città, ma gli permetteva anche di girarsi e vedere Monte Ceceri, oltre Fiesole, e quindi Monte Ceceri che la faceva sognare per la sua, per l'incanto che veniva, che nasceva dall'idea di Leonardo da Vinci che aveva progettato il volo dell'uomo e che l'aveva anche provato partendo proprio da Monte Ceceri. Quindi questa continua presenza nella mente di Mario era di Fiesole, era legata anche al fatto che viveva proprio in un luogo da cui poteva vederlo Fiesole. Prima di chiudere questo mio incontro, leggo una poesia da me scritta in tempi passati, che fa parte del mio libro, ed è una poesia in cui io parlo proprio di Mario Luzzi nella sua casa, la casa Bella Riva, una casa che io ho visto come una fucina di pensieri, una fucina di arrivi, di persone, di movimento, perché era continuamente chiamato e continuamente gente andava a trovarlo. E quindi immaginavo, lui da giovane che saliva queste scale fino al quinto piano, aveva un attico che girava tutta la casa, che gli permetteva appunto di vedere sia il cupolone, il fiore, Santa Maria del Fiore, sia Fiesole. E quindi mi sono immaginata lui che saliva così, che il canto, la poesia che aveva dentro lo portava in casa a scrivere. E quindi questa casa così piena, così impregnata della sua presenza, della sua anima, del suo spirito. Fucina. Ti piacque l'attico e quelle sue stanze abbracciate dalla riosa terrazza a guardare Firenze. Le scale salite e discese nel volo di sempre, canoro. Ti immagino, ti vedo inforcarle veloce. Arrivi in fretta alla cima per immergerti nelle tue carte. Il corpo risponde alla mente e vola con lei. Ora un palazzo fra mille palazzi, lì si leva alto il pensiero, è direzione ed oriente per tanti. L'attico è letto a tua casa e meta di tanti, sacrificio e gioia per te. E qui hai scritto, scritto per anni. Ogni tanto due passi nella grande terrazza che assaporia da ogni nuova stagione. Spingi lo sguardo a quel fiore che tanto ti incanta e parla di questa nostra città. E quest'attico rifugio, quest'attico pensiero è impregnato anche nei muri della forza che tu sei. Grazie. Non ci sarà sortita. Tu sei dentro. E la fortezza è pari all'universo, dove non è diritto né rovescio, né muro esterno, né segreto centro. Non sperare che l'aspro tuo cammino, che ciecamente si biforca in due, abbia fine. È di ferro il tuo destino. L'Associazione Artisti Fiesolani ringrazia Caterina Trombetti, Mario Luzzi, Jorge Luis Borges, Lovegrove, Ascarè, Marco Zoli.